Allora, questa qui è la montatura alta zimutale. Quindi, cosa succede? Come vediamo, la montatura alta zimutale fa un movimento sopra-sotto, destra-sinistra. È un movimento molto semplice e molto pratico. Questo tipo di montatura è indicato soprattutto per chi eh, è agli inizi, quindi per chi proprio deve iniziare a utilizzare il suo primo telescopio, che possa essere computerizzato, che possa essere manuale, però la versione alta è quella un po' più eh, diciamo, consigliata. Poi, se qualcuno ha, ha pazienza di imparare, può passare anche all'equatoriale già all'inizio della sua esperienza eh, come astrofilo. Difatti, accanto vediamo la montatura equatoriale. Che cosa cambia? Abbiamo eh, inclinato, diciamo, il piano che eh, questa inclinazione eh, è uguale alla latitudine del luogo da dove stiamo osservando. Noi che siamo a Caserta, Napoli, quindi eh, nella zona della Campania, siamo come latitudine bene o male tra i 40 e i 41 gradi. inclinando il telescopio, quindi L'asse dell'ascensione retta. Finendo quest'asse, mettendo questa latitudine, alla fine eh, saremo puntati bene o male verso il polo celeste, non il polo nord. Quindi il polo celeste sarebbe di riferimento della stella um, polare. Mondatura equatoriale. Come vedete, la montatura equatoriale simula proprio tutte le coordinate nord sud, est e ovest, ascensione retta perché è importante? È importante perché va a compensare il moto della rotazione terrestre. Quindi, perché, cosa succede quando noi stiamo cercando di uh, fotografare, cerchiamo di uh, osservare. A occhio nudo non tanto notiamo il movimento, ma se facciamo una fotografia e lasciamo aperto l'otturatore, le stelle vengono strisciate, non vengono puntiformi. Questo perché la Terra in quel momento si sta muovendo, gira. Quindi cosa succede? Girando abbiamo la sensazione, l'illusione che il cielo si stia muovendo perché ci sta la montatura equatoriale, perché va a compensare questa rotazione. La montatura equatoriale ha due assi, una di declinazione e l'altra di ascensione retta, che poi vediamo fuori, vediamo proprio con le montature là fuori bene o male come sono fatte realmente e anche come metterle in polare e come stazionarle e come bilanciarle. Perché ogni telescopio è giusto che venga bilanciato perché il, un corretto bilanciamento che fa, soprattutto per chi ha i motori non, eh, non fa andare sotto sforzo i motori del telescopio. Quindi ehm, se è equatoriale, dobbiamo bilanciare entrambi gli assi. Se è alta zimutale, ehm, è un bilanciamento molto semplice, basta solo fare andare avanti o avanti e indietro il tubo. Lungo la, diciamo, la staffa dove è posizionato, quindi c'è il morsetto c'è la staffa Quindi automaticamente io vado a far slittare avanti e indietro il telescopio come nel tuo caso tu c'hai un telescopio Altazimutale il Nexstar 6, quindi il Nexstar 6 c'è la staffa C'ha il morsetto che mantiene il, il tubo ottico quindi tu per bilanciare, come te ne accorgi se, se non è bilanciato? Che quando tu vai a, a sbloccare il motore, vedi che il telescopio penzola, se ne scende, non, mantiene, non si mantiene dritto da solo. Quindi tu uh, vai a, a bilanciare il telescopio in modo tale che uh, resti fermo in qualsiasi punto e così facendo rendi uh, un movimento più fluido. Al telescopio e allo stesso tempo l'inseguimento, che sia in equatoriale, in alta azimutale o su un astro, astro inseguitore, un inseguimento più fluido. Sulla montatura equatoriale, um, quello che è più indicato come punto di osservazione per chi ama il visuale, soprattutto, è consigliabile avere un tubo ottico che abbia un'osservazione posteriore. Perché come guardiamo da questa fotografia la montatura equatoriale può assumere diverse eh, posizioni. Quindi che succede? Il punto di osservazione, se è il classico Newton, il Newton, per esempio prendendo l'immagine del Dobson, eccolo qui, telescopio altrazimodale, il in Newton come vedete c'è il punto di osservazione laterale. In alto no il doppio sapete qua sta qua sopra qua. quindi che succede se io sto in, in, in equatoriale con il newton automaticamente il punto di osservazione una volta me lo trovo sopra una volta me lo trovo sotto una volta me lo trovo a destra una volta me lo trovo a sinistra e quindi sono costretto poi a ruotare il tubo ogni volta per poter osservare bene invece con un tubo tipo casse ehm, grain mac oppure un rifrattore io ho la possibilità di osservare sempre posteriore e quindi mi rende più semplice qualsiasi sia il movimento che il telescopio faccia. È anche una questione di comodità osservativa, perché l'occhio per poter osservare bene al telescopio, la prima cosa deve noi dobbiamo assumere una posizione comoda.